Come WISP oggi presentiamo appunto la WU Week, la settimana di iniziative che in sostanza unisce l'Europa, possiamo dire, nel segno dello sport per tutti. Oggi registriamo, leggendo i dati dell'OMS, tassi molto alti di sedentarietà ancora nel nostro paese. Attraverso questa iniziativa, l'adesione a questa iniziativa, ci battiamo per porre al centro dell'agenda del Parlamento europeo investimenti, campagne sullo sport per tutti, sulla cultura del movimento, inteso come benessere e salute. Benessere e cultura, di coesione sociale, benessere e integrazione, e inclusione interculturale. E allora abbiamo pensato al nostro slogan, che abbiamo utilizzato, il nostro hashtag, liberi di muoversi. Lo abbiamo messo sulla nostra tessera, è la tessera che accompagnerà la WISP in questo anno 2015-2016, Free to Move, ed è liberi di muoversi per noi non soltanto perché la libertà di movimento è un fattore identitario dello sport per tutti e dello sport di cittadinanza. La libertà di movimento è, un punto di coerenza della WISP per l'abbattimento di ogni muro. ANCI vicino allo sport, ma in questo caso, come in tanti altri, anche grazie a ANCI vicino allo sport e al sociale. A creare un'abitudine nuova, ed è per questo che i comuni hanno voluto partecipare a quest'altra edizione di MoviWeek e soprattutto ricordare la giornata del 24 di settembre, che verrà, in cui per tutti i comuni che hanno partecipato, ai quali è arrivato il messaggio ed è stato anche sottoscritto, metteranno questi adesivi, gli ascensori degli uffici pubblici, invitando tutti gli utenti, tutti i dipendenti a prendere le scale. L'ISCA sta in Europa, è riuscita ad organizzare 4.000 eventi in 34 paesi. Di questi 200 eventi vengono organizzati, sono stati organizzati, saranno organizzati in Italia, su circa 70 città. Abbiamo un forte impegno per esempio in Lombardia da parte del Dipartimento della Salute della Lombardia. C'è una continuità in questo anche con come l'anno scorso su un nostro progetto sperimentale che è un chilometro in salute e che ha un suo circuito dall'Emilia Romagna alle Marche. L'estazione da questo punto di vista nuova, frizzante e che coglie proprio uno spazio anche vuoto che c'è nel tipo e nell'ovro delle manifestazioni che si svolgono in Italia e in tutta Europa. C'è un primo punto riguardo alla legge che è già stata approvata alla Camera, l'abbiamo chiamata della cittadinanza sportiva. Noi abbiamo detto un minore che è presente in Italia da 4 anni, che i cui genitori hanno il permesso di soggiorno in regola, deve essere iscritto, deve potersi iscrivere ad una società sportiva con le stesse procedure rispetto a un bambino regolarmente cittadino italiano. E questa legge è stata approvata qualche mese fa, adesso al Senato. Questa legge non poteva tener conto, non ha tenuto conto di un'altra categoria di minori presenti nel nostro paese, che sono appunto i minori che per esempio stanno arrivando ora l'arrivo dei profughi che non sono migranti che aspirano ad ottenere la cittadinanza italiana, ma sono persone che stanno fuggendo da una guerra o da persecuzioni e quindi hanno bisogno di una protezione temporanea. Noi dobbiamo inserire dentro quella legge, al Senato faremo un emendamento su questo, la possibilità anche per questi minori di poter cominciare a giocare subito.
questa è un'iniziativa positiva che sostengo convintamente. Ritengo che lo sport possa essere utile per farci star bene, non soltanto con noi stessi ma anche con gli altri. Allora anche lo slogan che avete portato a vostro sostegno penso sia azzeccatissimo e ci consenta anche di vivere lo sport come motivo di integrazione e accoglienza rispetto a chi oggi vede l'Europa come elemento di speranza e di positività rispetto al proprio futuro. È un'iniziativa bella e importante perché rispetto a un tema così complicato, così a volte doloroso, il WISP propone invece la versione gioiosa. È bello muoversi in Europa, è bello muoversi nel mondo. La mobilità è un diritto e quindi vive la WISP che propone questo messaggio e muoviamoci un po' tutti. Muoversi fa bene, non occorre grandi strutture, basta camminare. Io che non mi sono certo una sportiva, basta guardarmi, però la camminatina quotidiana mi hanno insegnato che è necessaria e alla fine ti distende, ti aiuta, stai meglio, sei più disponibile anche verso gli altri e guadagni in salute. Un po' di camminata, un po' di bicicletta, certo bisognerebbe che le città fossero pensate un po' di più per la bicicletta, però rimpariamo a muoverci e facciamo attenzione alla nostra salute e magari anche a quello che mangiamo dopo. Staremo tutti meglio. Premiership or championship, it's down to the game, man or man. 'Cause we're Suffolk proud for Ipswich. We're singing it loud, we'll follow the blues, making some news. Mi pare che lo sport sia la cosa più bella per abbattere i muri e perché si possa davvero vivere una società dove si riesce a stare tutti insieme. E chi da giovane ha fatto un po' di sport lo sa com'è bello. Ed è bello anche farlo soprattutto a livello amatoriale, e proprio perché è non solo dà salute, ma dà la salute anche psicologica, un modo per vivere la vita pulito. Intanto riconosciamo finalmente un valore che è fondamentale, che è lo sport come cultura ma anche come liberazione. È un tentativo che noi stiamo cercando di portare avanti, anche cercando di diffonderlo e promuoverlo il più possibile, lanciando quello dello slogan che noi non vogliamo bambini che diventino atleti, ma vogliamo bambini che siano sani e soprattutto felici. E lo sport contribuisce a questo. Io mi occupo di scuola in modo particolare, quindi il mio obiettivo è cercare di promuovere il più possibile giornate come quella che state promuovendo voi, diffuse su tutto il territorio nazionale, per fare in modo davvero che questa possa diventare una buona abitudine. We're singing it loud, we're making some noise for the tractor.